notte amici e benvenuti nel mondo di Maffi. Oggi andrò a fare il primo di tanti video di cibi strani dal mondo. Quindi oggi assaggerò questi qua. Come vedete sono ravioli. Ravioli con sugo, penso, non ne ho idea. Marca Primana. Allora, questi ravioli li ho presi a Francoforte perché di recente sono stata in Germania. Quindi come questo ho anche altre cose strane che assaggerò insieme a voi. Quindi adesso vi faccio vedere come li riscaldo o come li preparo e poi andremo a assaggiarli insieme. Riscaldato i ravioli, guardateli, sono sughettosissimi e ho notato quando li stavo riscaldando che hanno anche le olive nere tagliate, ora ve le faccio vedere, hanno anche altre verdurine, quindi l'odore è buono, andiamo a assaggiarli, vediamo come sono. Allora, io ci metto sempre il formaggio perché, essendo che c'è il sugo, mi piace il formaggio. Ecco fatto, una pioggia di neve di formaggio. Ok, andiamo a assaggiarli. Guardate. Non si capisce bene. Allora, come avevo detto, questo è un olivo nero, quindi nel sugo è tipo il sugo quello lì che prendiamo già pronto, no? Tipo quello con ciale, olive o il basilico, questo qua. Buono. Però non riesco a capire cosa c'è dentro. Non si capisce, guardate. È un ripieno tipo di verdurine, sedano, tipo una sorta di soffritto. Però, levando il fatto che non si capisce cosa c'è dentro, il sugo è buono. Sembra un sugo pronto quello alle olive, proprio uguale. Non è aspro, però è dolce. È... c'è anche il sedano. Sì, c'è anche il sedano. Se lo trovo ve lo faccio vedere. Cos'è? Ah, ecco. Questo qua è un ripieno di questi ravioli che è uscito. Non si capisce, sembrano tipo verdurine, ripieno di verdurine. Sì, si sente il sedano. Va bene, comunque ragazzi, è buono, quindi come cibi strani che non ho mai mangiato, ravioli scatola per sopravvivenza, direi di lusso come sopravvivenza, buoni. Voto come cibo in scatola un 9, perché comunque è buono. E poi, una cosa importante, siccome molti... parlo degli italiani,
piace la pasta cotta, non troppo cotta, scusate, mi piace al dente. Questa qua non è una pasta stracotta come quando gli italiani vanno all'estero e mangiano la pasta, che so, bolognese che viene da vomitare perché è schifosissima, tutta mollacchia. Questa qui si mantiene bella, non so come dite dalle vostre parti, bella diciamo al dente, buona, bella duretta. Allora, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video di cibi strani dal mondo. Quindi, questi qua sono i ravioli scatola al sugo e olive. Vediamo il prossimo video che cosa assaggerò di nuovo. Se avete, qualche cibo strano che non avete mai mangiato e volete che lo assaggio, scrivetelo nei commenti. Ovviamente attivate la campanella perché se no non potete vedere i miei video e iscrivetevi. Se vi piacciono i miei video, va bene? Io mi continuo a mangiare i ravioli fatti questi in scatola. Un bacione, alla prossima!